chi paga i social network? Forse è scorretto rispondere ad una domanda con un'altra domanda, ma in questo caso è utile. Sai quanto costa tenere in vita Facebook o YouTube? Beh, in pochi lo sanno con precisione assoluta, ma gli analisti parlano di circa 2 milioni di dollari al giorno. Un sacco di soldi che i creatori e gestori di questi social network devono sborsare ogni santo giorno. Ma chi glielo fa fare? Evidentemente da imprenditori sono ben lieti di spendere tanto, perché con i social network ci guadagnano molto, ma molto di più. Però nessuno di noi ha mai pagato nulla per iscriversi ad un social network, per rintracciare vecchi amici o per caricarvi foto e video. E allora ecco che prende forma e significato la domanda iniziale. Chi paga i social network? Quando il prodotto è gratis, vuol dire che il prodotto sei tu. In realtà i social network vengono pagati dagli stessi utenti, ma non inviando soldi o acquistando beni. Essi regalano ai social network qualcosa che per loro non sembra avere alcun valore: i propri dati personali, i propri gusti, le proprie foto, i propri video. Ma come fanno queste informazioni a trasformarsi in soldi, tanti soldi? È abbastanza semplice se solo ci si pone attenzione. Ogni utente registrato corrisponde ad un profilo, nel quale confluiscono tutte le singole azioni che egli effettua giorno per giorno. Ogni mi piace, ogni gruppo a cui ci si iscrive, ogni foto che si carica e si condivide con amici e non amici, insomma, ogni singola nostra azione contribuisce a profilarci con sempre maggiore accuratezza. Ed è quindi semplice risalire, per esempio, anche alle nostre propensioni d'acquisto, comprendere cioè quali beni o servizi siamo pronti ad acquistare. Si stima che Facebook raccolga ogni giorno 500 terabyte di dati dei suoi utenti. Ed è adesso più chiaro come centinaia di milioni di questi profili finiscano per avere valore enorme per qualsiasi azienda che produce beni o fornisce servizi. Infatti, grazie ai social network, esse possono inviare messaggi pubblicitari, per esempio proprio sulla bacheca di Facebook, esclusivamente a coloro che risultano dal loro profilo dettagliato essere già interessati al prodotto o al servizio proposto. Un enorme mercato dei dati, non sempre trasparente, con centinaia di società e agenti che vendono dati personali. Semplice, non è vero? Noi usiamo i social network divertendoci ed interagendo con i nostri contatti. E nel far questo, comunichiamo i nostri gusti, le nostre preferenze, le nostre propensioni all'acquisto, che arricchiscono i profili utente, i quali vengono venduti ai clienti di Facebook, Google e di tutti gli altri social network. Di qui i grossi guadagni che ripagano abbondantemente dei costi di gestione. E c'è qualcosa di male in tutto questo? Forse no, se non si viola la privacy degli utenti e se si rispetta il contratto che gli utenti hanno sottoscritto. È giusto però che tu conosca la fine che possono fare i tuoi dati personali, conosca il modello di business che sta alla base dei social network e soprattutto inizi a dare il giusto valore ai tuoi dati personali. We'll be right back.